Per le maestre dell'asilo San Luca erano stati chiesti i domiciliari, la procura aprì un'indagine nel 2014. Niente indifferenziati al CERMEC per conferimenti non conformi alla normativa, ma lo stop è momentaneo. Impegno della regione per bloccare gli esuberi al Pignone, B-Cube tenta la ricollocazione giovedì di nuovo in strada. Il candidato Pascucci dice no al centrodestra, ma rilancia ed apre massa libera ai delusi della politica. Accademia di Belle Arti, folla per Maurizio Cattelan, professore onorario, diploma honoris causa a Bottura. Regata di fronte al Circolo della Vela, gara valida per il ranking nazionale timoniere. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. E come abbiamo sentito dai titoli, sono ancora in servizio le maestre dell'asilo carrarese indagate dalla procura di Massa Carrara per maltrattamenti. E per loro il magistrato aveva chiesto anche gli arresti domiciliari negati dal GIP, una prima indagine anche in quel caso rigettata. Fu portata avanti già nel 2014, ma sentiamo in apertura Benedetta Bianchi. Per le quattro maestre dell'asilo San Luca di Carrara, la procura di Massa Carrara il 26 gennaio scorso aveva chiesto gli arresti domiciliari, così da impedirne il loro ingresso alla scuola dell'infanzia. Ma la richiesta, supportata da riprese video e intercettazioni ambientali tra ottobre e dicembre 2017, è stata respinta dal GIP, perché nonostante fosse riconosciuta l'incapacità educativa delle donne, i fatti non sono stati ritenuti gravi da procedere con arresti e la gravità potrebbe non essere ravvisabile. Il PM Alessandra Conforti non si è arresa e a marzo ha chiuso le indagini preliminari indagando le maestre per maltrattamenti nei confronti dei bambini, tutti dai 3 ai 6 anni. La procura ha confermato episodi spiacevoli sui piccoli, a volte picchiati con una stampella che una delle maestre ha utilizzato per un certo periodo. I più esuberanti venivano trascinati per i piedi e venivano spesso sgridati senza alcun fine educativo. Ma i bambini, parole del sostituto procuratore, venivano trattati in modo sprezzante. Non erano aguzzine, ha detto la Conforti, ma sapevano bene come li trattavano e lo hanno fatto per anni, nonostante la procura avesse già intrapreso una prima indagine nel 2014. Mi preme però chiaramente sottolineare che l'indagine segnalata dall'esposto dell'avvocato di parte offesa è arrivata nell'aprile dello scorso anno. Stiamo parlandone adesso che oggi è il 24 aprile e l'indagine per maltrattamenti la legge prevede che siano di un anno. Noi l'abbiamo finita in 8 mesi, considerata però la pausa estiva. La valutazione del giudice per le indagini preliminari è stata quella di non ritenere che fossero applicabili misure cautelari. Ad oggi quelle quattro maestre indagate sono al lavoro, anche se a detta degli inquirenti ieri è stato necessario l'intervento della polizia per calmare alcune rimostranze. E sono lì perché la magistratura accerta i reati, e altro è appunto l'attività amministrativa e quindi chiaramente le autorità amministrative che qualora si rendessero conto di eventuali sussistenze di elementi per procedimenti disciplinari dovranno chiaramente, se lo riterranno, attivare procedimenti cautelari amministrativi. Sono lì perché la magistratura per il momento ha ritenuto di non intervenire e noi chiaramente apprezziamo e abbiamo valutato correttamente la valutazione del giudice per le indagini preliminari, noi della procura. Altro è l'autorità amministrativa che saprà ora che chiudiamo le indagini, chiaramente sarà comunicato ove noi richiedessimo come probabile rinvio a giudizio, sarà comunicato di dovere, essendo dipendenti pubblici, al provveditorato sarà comunicato appunto l'eventuale capo di imputazione mosso e a quel punto, ufficialmente sapendolo, vedremo se il provveditorato, i dirigenti scolastici prenderanno dei provvedimenti nei confronti delle nostre indagate. La procura puana però tiene anche a chiarire che la conclusione delle indagini non è merito dell'istanza di avocazione presentata da Giulio Canobbio,
avvocato delle parti offese e dell'associazione La Via dei Colori Onlus. La denuncia fu presentata a Genova il 17 marzo dello scorso anno e trasmessa a Massa solo 20 giorni dopo. Le indagini, compresa l'estate, quando l'asilo è chiuso, sono durate un anno, senza contare quelle degli anni precedenti e le difficoltà tecniche. Non è merito dell'associazione, afferma il procuratore Aldo Giubilaro, e vogliamo far capire che la procura di Massa Carrara non è stata a guardare. L'avvocato non è mai venuto a parlare da noi. Della collega mobbizzata, invece, i magistrati dicono non ci era stato detto nulla. L'amministrazione comunale di Carrara ha ritenuto doveroso ed opportuno proclamare il lutto cittadino per ricordare Irene Bellulovic, Marco Crea, Oliver Kemp e Thomas Aycock, i quattro giovani che hanno perso la vita nel tragico incidente di sabato scorso a Marina di Carrara. Con questo atto, in concomitanza delle esequie, l'amministrazione intende dimostrare il cordoglio per la loro scomparsa. A Palazzo Civico sono esposte le bandiere a mezz'asta in segno di lutto e vicinanza alle famiglie. Interrotto momentaneamente lo smaltimento dei rifiuti al CERMEC per difficoltà dell'impianto nella gestione e nella lavorazione dei soli rifiuti indifferenziati. I vertici aziendali della società confermano problemi di carattere burocratico. Amministrazione comunale e l'azienda di smaltimento e trattamento dei rifiuti assicurano che tutto si risolverà in breve tempo senza ripercussioni. Ascoltiamo Elisabetta Guenzi. Interrotto il conferimento dei rifiuti indifferenziati al CERMEC da parte dell'ASMIU per quanto riguarda il comune di Massa. È questa una misura temporanea, spiega l'assessore William Berti, a seguito di problemi che si sono verificati all'impianto consortile, che non dipendono da scelte o decisioni dei comuni soci. La comunicazione fatta dal CERMEC riporta la data del 20 aprile e l'inizio dell'interruzione era prevista per lunedì 23, per una durata che va da un minimo di 3 giorni a un massimo di 7, tempo indicato come necessario affinché l'impianto torni in condizione di poter riprendere le ordinarie attività. La motivazione che ha portato alla sospensione dello smaltimento, hanno spiegato i vertici aziendali del CERMEC, è collegata a difficoltà di carattere burocratico, legate all'ottenimento di alcuni certificati analitici su rifiuti in uscita, conformi alle nuove normative. Amministrazione comunale e CERMEC assicurano che questo stato di cose non avrà alcun tipo di ripercussione. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati intensi i contatti fra la società e gli enti soci, Lato, altri impianti dell'ambito e la stessa Regione Toscana, per risolvere in tempi brevi l'attuale impasse e scongiurare l'emergenza rifiuti. Nel frattempo, il sindaco di Massa ha emesso un'ordinanza che prevede il temporaneo transito dei rifiuti alla discarica di Codupino. La società ASMIU quindi continuerà il suo servizio senza aggravi a carico dei cittadini. Una soluzione solo momentanea perché a breve gli RSU dovrebbero tornare ad essere conferiti a CERMEC. L'amministrazione sottolinea inoltre che si tratta esclusivamente di problemi temporanei di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, mentre, spiega l'assessore Berti, l'impianto continua a ricevere e a smaltire correttamente i rifiuti differenziati. Non siamo di fronte a gravi criticità o difformità dell'impianto, continua, ma si tratta di un semplice problema di gestione dei rifiuti indifferenziati che si risolverà senza ripercussioni. Intanto la società ha provveduto ad effettuare nuove prove sulla FOS in maniera tale da poter ottenere i certificati che consentano il conferimento a recupero negli impianti di smaltimento finale. Impegno della Regione per risolvere la situazione che si sta creando negli stabilimenti Baker Hughes di Massa e Avenza e spazzare le via la parola a esuberi. Convocherà la dirigenza di B-Cube e OMA. Intanto, in un incontro a Massa, B-Cube si impegna a voler recuperare parte degli esuberi giovedì in strada anche i dipendenti di Pignone. Vediamo.
Regione Toscana convocherà B-Cube e OMA, le due aziende della logistica titolari degli appalti sui due siti industriali di Massa e Avenza, per cercare di salvaguardare i livelli occupazionali dopo l'annuncio della fine dei contratti con FC Imballaggi, Vivaldi e Cardino. È quanto emerso dall'incontro di questa mattina a Firenze, convocato dal consigliere del Presidente per il Lavoro Gianfranco Simoncini, con i sindaci di Carrara Francesco De Pasquale, di Massa Alessandro Volpi, sindacati, e il responsabile della segreteria del presidente Rossi, Paolo Tedeschi. Simoncini ha fatto presente l'attenzione della regione e confermato l'impegno per rafforzare la presenza del gruppo Becker Hughes GE sul territorio di Massa e Avenza. Sindacati rassicurati sul fatto che l'insediamento di Piombino sarà complementare e non in concorrenza con Avenza e punterà ad aumentare l'offerta complessiva di prodotti che il gruppo potrà realizzare in Toscana. Nel corso dell'incontro è stato anche deciso di convocare un tavolo con i sindacati per fare il punto sui protocolli definiti dalla regione con il gruppo e le ricadute sul territorio. L'incontro di Firenze è sicuramente positivo, abbiamo in qualche modo portato a casa un impegno importante da parte della regione toscana, consapevole come noi che gli esuberi che sono scaturiti dalle ultime novità in riferimento sia FC Vivaldi e Cardino sono anche per quanto riguarda la regione ingiustificati, quindi l'impegno più importante di tutto il percorso è quello di convocare a breve termine sia B-Cube che OMA, che indirettamente con delle loro scelte hanno creato questa situazione. Quindi diciamo, la regione metterà sul tavolo tutta la forza politica che una regione ha per in qualche modo trovare una soluzione che permetta di togliere, di sgombrare il campo dalla questione degli esuberi. Un altro aspetto importante, hanno puntualizzato che per quanto riguarda le preoccupazioni che possono serpeggiare in riferimento alla competitività che potrebbe nascere fra i siti di Avenza e Piombino, ci hanno assicurato nuovamente che sono siti complementari che per loro natura mai non andranno in, diciamo, in concorrenza l'uno con l'altro. Anche questo è un aspetto che noi sapevamo, ma ci fa piacere che la Regione lo abbia ribadito formalmente. Contemporaneamente i sindacati erano impegnati anche in un importante incontro con B-Cube, che pare aver espresso l'impegno nel voler recuperare parte degli esuberi, una trentina, un programma in fase di sviluppo e da concretizzarsi. Ma loro con difficoltà hanno provato ad esporci un progetto che ha comunque il sapore di voler recuperare parte di quegli esuberi che sono scaturiti in questi ultimi tempi rimodulando il loro appalto. Di fronte alla mancanza di concretezza, perché hanno bisogno di tempo per costruire questo progetto concretamente, ci siamo lasciati ognuno con le proprie libertà di azione, però riteniamo che ci sia un vero impegno di fronte alla volontà di un'azienda che non vuole continuare o comunque essere aggravata da problematiche produttive create al dissenso dei lavoratori. È una strada difficile, ma ho visto che c'è impegno da parte della dirigenza di B-Cube di risolvere questo problema. Lavoratori, sindacati e RSU però ora chiamano in causa a gran voce Pignone, perché non può non sapere cosa accade nel sito, dicono, e se non fa nulla è complice. E i vertici di Pignone, scontenti degli scioperi e del blocco delle attività, nei prossimi giorni parleranno con B-Cube. Intanto giovedì per la prima volta scenderanno in strada i dipendenti di Becker Hughes a sostegno dei colleghi di FC Imballaggi ed è previsto anche un piccolo corteo. Lorenzo Pascucci, candidato sindaco di Massa Libera, ringrazia ma rifiuta l'invito di Stefano Benedetti ad aderire alla coalizione di centrodestra. Non abbandono chi si è impegnato fino ad ora nel progetto, ha detto Pascucci, che rilancia l'invito ad unirsi a Massa Libera tutti coloro che non si sentono più rappresentati dalla politica locale. Vediamo insieme. Lorenzo Pascucci, candidato di Massa Libera, seppur onorato, rifiuta l'invito lanciato da Stefano Benedetti ad unirsi alla coalizione di centrodestra, così come aveva respinto appelli simili arrivati da altre forze politiche. E allo stesso tempo rilancia e apre le porte di Massa Libera a tutti coloro che non si sentono più rappresentati dalla politica locale. L'inusuale appello è stato gradito, ma avendo sostanzialmente chiesto un passo indietro, Pascucci non ci ha pensato due volte a rifiutare, e non per sé specifica, ma
ma per tutte le donne e gli uomini che da novembre a oggi si sono impegnati e hanno messo da parte la loro vita privata per portare avanti il progetto di Massa Libera. Così il candidato e la sua lista andranno dritti verso le amministrative del 10 giugno. Sono e siamo piacevolmente stupiti dall'appello ricevuto, ringraziamo delle belle parole e le ricambiamo verso qualcuno che ha fatto della politica nel territorio il suo credo, però come ho detto precedentemente non possiamo fare altro, come abbiamo fatto anche in precedenza con chi altro fosse venuto a noi a farci proposte simili, di affermare che proseguiamo in un percorso in cui crediamo fortemente e che crediamo necessario per la città. Massa Libera non è la mia lista personale, Massa Libera nasce da un'associazione di donne e uomini, giovani donne, giovani uomini in prevalenza, che hanno deciso di metterci per la prima volta il loro impegno, il loro sacrificio, il loro cuore per provare a cambiare le cose in questa città, e io non posso far altro che sentirmi grato e fiero del loro appoggio e della loro richiesta di essere la loro guida, e quindi non farò nessun passo indietro rispetto a quello che fin da novembre sosteniamo, cioè che questa nostra sfida è una sfida necessaria per provare a cambiare il modo di fare politica e il modo di vedere le cose in questa città. Un controappello è a tutti quelli che non si vedono più riconosciuti, non si sentono più rappresentati da questo sistema partitico, da questo sistema di fare politica sulla nostra terra, che hanno voglia realmente di cambiare, che hanno voglia di dare un segnale forte. Beh, la nostra porta è aperta, noi andiamo fino in fondo e sicuramente avremo la voglia e la volontà di parlare con tutti quelli che la pensano come noi. Massa Libera è nata come associazione trasversale, apartitica, senza colori né riferimenti alle coalizioni esistenti, sottolinea Pascucci. Sono alla guida di un gruppo di sognatori e di guerrieri. Stiamo gettando le basi per qualcosa che va al di là delle elezioni e non ho intenzione di lasciare sole quelle persone. Poi una sorta di controappello, velato quanto palese. Invito tutte quelle persone che non si riconoscono più nel sistema dei partiti a unirsi a Massa Libera e scendere in campo insieme a noi per cercare veramente di cambiare la nostra città. Ed è con forte rammarico che è arrivato il momento di ufficializzare la mia uscita da Liberi e Uguali, ha detto Elena Fruzzetti, consigliere comunale a Massa, che qualche mese fa usciva dal PD per aderire a MDP, come lei stessa sottolinea, per dare un segnale ad un partito che si stava snaturando. Si doveva mettere al centro il lavoro, lo sviluppo ed il rispetto ambientale. Su questi tre temi, continua la Fruzzetti, ho iniziato un percorso che mi ha visto isolata rispetto al movimento a causa della mancanza di confronto interno. Nessun personalismo, ma la città e la politica prima di tutto. La scelta tardiva di Leu, conclude la consigliera, si è dimostrata un'occasione sprecata. Da un lato ha abdicato a fare da traino per le primarie del centrosinistra, rilegandosi a fare il gregario del sindaco, dall'altro ha fatto naufragare il progetto unitario. E adesso ci colleghiamo con lo studio di Dopo TG con Laura Salvatore, l'ospite di questa sera, il candidato del centrodestra Francesco Persiani. Grazie per venire al telegiornale, tutto pronto negli studi, ne parliamo dopo il TG, la politica naturalmente anche in questa puntata della nostra trasmissione. Questa sera ci viene a trovare l'avvocato Francesco Persiani. Francesco, grazie di aver raccolto il nostro invito, vi stiamo seguendo naturalmente tutti, siete molti, ma teniamo botta, come si dice. Avvocato, candidato per la coalizione centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, lista civica Persiani sindaco. Allora, da dove nasce questa, diciamo, come è nata? Abbiamo visto una certa incertezza sul nome, no, del candidato della coalizione di centrodestra e poi la scelta che ricade su di te. Come l'hai accolta e soprattutto, ecco, come è avvenuta poi l'idea di scegliere Francesco Persiani? Bene, innanzitutto grazie dell'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori. La domanda è
è utile perché mi serve a chiarire il perché siamo qui questa sera. Il percorso di avvicinamento a una candidatura unitaria non è stato semplicissimo, perché ogni forza politica che esprimeva la propria territorialità a livello nazionale, ma anche a livello locale, come Forza La Lega, Forza Italia e Fratelli Italia, avevano degli ottimi rappresentanti che potevano sicuramente puntare alla qualifica di primo cittadino della città di Massa. Si è pensato però, almeno questo è stato il sentimento che io ho recepito e che ho voluto accogliere, quello di proporre anche qualcosa di nuovo, una persona che potesse rappresentare il mondo delle professioni, il mondo civico, un cittadino comune. Un cittadino comune, sì, sicuramente che viene dalla società civile, ma che dai tempi del liceo, poi dell'università, col Circolo Gobetti di Firenze, quindi parliamo degli anni Ottanta, ha sempre seguito la politica. Sì, la politica è sempre stata una mia passione, mi sono sempre interessato di politica, non sempre attivamente, ho avuto occasione di partecipare ad esempio ad attività studentesche. Quando ero all'università ho fatto parte del Circolo Gobetti, che era della Gioventù Liberale Italiana, perché la mia area di appartenenza culturale era quella liberale, cattolica, che potesse in qualche modo rappresentare anche i moderati, il pensiero moderato del nostro paese e della nostra città. Ci fermiamo, restituiamo la linea al telegiornale, rimanete con noi, tra poco Francesco Persiani, candidato a sindaco per la città di Massa, per la coalizione del centrodestra. Ci vediamo dopo il TG. Proseguono i lavori di realizzazione della nuova palestra del liceo Fermi di Massa. Con l'arrivo della stagione più favorevole, in questi giorni hanno lavorato ruspe e camion per realizzare lo scavo che ospiterà gli spogliatoi, i servizi e l'impianto elevatore. La consegna dei lavori è prevista in 140 giorni consecutivi effettivi per un costo di 146.000 euro. Seguiranno poi le altre fasi. Tra gli interventi previsti in questi step successivi ci sono il completamento degli impianti al pavimento ad uso sportivo, la realizzazione dell'impianto elettrico e dell'impianto di riscaldamento. Il costo totale complessivo, una volta ultimati gli interventi, sarà di 310.000 euro. Vanno avanti i lavori per sistemare la strada di Colonnata in località La Piana, di pari passo con le indagini per accertare le cause del nuovo cedimento. Con ordinanze della Polizia Municipale per lunedì 30 aprile è istituito un divieto di transito agli autocarri in via Miseglia e via Fantiscritti e un divieto di sosta tutti i giorni. Sono istituiti i divieti di transito e il traffico proveniente da Colonnata sarà deviato nella ex Marmifera e quello proveniente da Carrara sarà deviato in via Martiri del Lavoro. Sarà comunque consentito il transito in via ai veicoli diretti alle attività commerciali. Sono istituiti percorsi alternativi per i tir che devono raggiungere i bacini marmiferi e sensi unici. I giorni di sabato, domenica e festivi ed il 30 aprile per consentire il transito dei bus turistici diretti a Fantiscritti verrà istituito un doppio senso di circolazione per tutti i veicoli in via Miseglia Fantiscritti. In seguito ad un intervento urgente del settore viabilità della provincia, la strada provinciale 22 di Collesino nel comune di Bagnone è stata riaperta al traffico con un restringimento di carreggiata e l'istituzione di un senso unico alternato. La strada era stata chiusa con un'ordinanza del 5 aprile scorso per un movimento franoso. Nel frattempo continueranno i lavori di messa in sicurezza. E adesso linea alla regia, vediamo la nostra pubblicità tra poco. La veranda sul mare. Sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74.
MB Garden è l'emozione di vivere la natura. La progettazione fotografica dei vostri spazi verdi, dal parco con piante olivi secolari al piccolo giardino. MB Garden è la serra, un trionfo di fioriture primaverili, piantine da orto, aromatiche, piante da frutta, vasi, terricci. Un'offerta selezionata, completa e sempre nuova, a prezzi incredibilmente bassi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa. Dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde, con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Offerte e news su Facebook. Qui da Brico Center, di quello che c'è, non manca niente! Anzi, tanti servizi apposta per te. Le vernici del colore che vuoi tu. Cornici su misura, taglio del legno su misura. Duplicazione chiavi e telecomandi. Quando vieni da noi a curiosare, approfittane per ricaricare il tuo cellulare. E se invece vuoi portarlo sempre con te, ti diamo il caricatore portatile. E per i tuoi acquisti ingombranti, ci pensiamo noi! Ci penso io! Brico Center, Massa, via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Prima seduta della consulta provinciale delle persone con disabilità. L'obiettivo è creare una comunità più inclusiva ed accessibile. Presente ai lavori anche il presidente della provincia, Gianni Lorenzetti, che ricorda che mancano all'appello 200.000 euro per coprire le spese relative agli operatori dell'autonomia e al trasporto degli studenti con disabilità. Vediamo. Dalla persona alla comunità è il tema che il presidente della consulta provinciale delle persone con disabilità, Pierangelo Tozzi, ha presentato come linea guida del mandato alla prima seduta operativa della consulta al Palazzo Ducale di Massa. L'obiettivo è quello di dar vita ad un progetto che vuole coinvolgere la comunità al fine di rispettare al meglio i diritti delle persone affette da disabilità. Il regolamento provinciale, ha spiegato Tozzi, prevede tra i compiti iniziative atte a facilitare l'informazione e la divulgazione delle notizie. In primis, la volontà della consulta provinciale è quella di adoperarsi affinché gli amministratori mettano la disabilità al centro del loro operato per rendere la comunità inclusiva ed accessibile. In merito è intervenuto anche Gianni Lorenzetti, presidente della provincia di Massa Carrara, sottolineando alcuni problemi che effettivamente sono presenti nel territorio. Per il prossimo anno scolastico, ha detto Lorenzetti, serviranno 529.000 euro per coprire il costo degli operatori per l'autonomia e per il trasporto degli studenti con disabilità. Se fino a 3 anni fa gli alunni che avevano bisogno di operatori erano 81, il prossimo anno scolastico saranno 123, mentre se erano 5 gli studenti che avevano bisogno del trasporto, per il 2018 saranno 19. Tolto il contributo del Ministero, quello della Regione e quello della Provincia, che anche nell'ultimo anno ha messo a disposizione 48.000 euro, nonostante la situazione di bilancio, ricorda il Presidente, mancano all'appello 200.000 euro. Stiamo seguendo un percorso con l'assessore regionale Grieco, ha concluso, con l'ufficio scolastico regionale e con i sindaci per presentare un progetto a breve termine, ma c'è il nodo della gara da affrontare, oltre a quello delle risorse mancanti. Presente ai lavori anche Andrea Valdré, dirigente del Centro regionale per l'accessibilità, che si è soffermato sulla normativa regionale, soprattutto la legge 60, che è una sorta di testo unico sulla disabilità e sui compiti del centro, dall'erogazione di consulenze in tema di accessibilità, fruibilità e accoglienza, al sostegno alla pubblica amministrazione e alle associazioni, fino alla progettazione e allo svolgimento di interventi formativi. Grande successo per la cerimonia di consegna delle onorificenze svoltasi ieri all'Accademia di Belle Arti di Carrara. Con una scenografia da grandi occasioni, il Consiglio Accademico ha conferito in una super affollata aula magna il titolo di professore onorario al grande artista internazionale Maurizio Cattelan e il diploma honoris causa allo chef stellato Massimo Bottura. Vediamo il servizio a cura di Michele Ambrogi. Signori, desidero porgere il mio cordiale benvenuto per l'intera Accademia di Belle Arti di Carrara a tutti voi e ringraziare.
23 aprile 2018 si è svolta presso l'Accademia delle Belle Arti di Carrara la cerimonia di consegna di due importanti onorificenze. Il Consiglio accademico ha conferito il titolo di professore onorario a Maurizio Cattelan, ritenendolo uno dei massimi artisti contemporanei presenti sulla scena internazionale. Cattelan rappresenta un esempio di creatività colta e di libertà intellettuale, capace di affrontare temi sociali ed esistenziali con intelligenza critica e sguardo ironico. La sua luminosa carriera lo ha condotto ad essere esposto nei più importanti musei del mondo, dando così lustro e risalto all'arte italiana nel mondo. Il Consiglio accademico ha deliberato anche il conferimento del diploma honoris causa a Massimo Bottura, chef patrono dell'Osteria Francescana a Modena, riconosciuta da 3 stelle Michelin e considerata uno dei ristoranti più influenti al mondo, dove la cultura e l'arte giocano un ruolo fondamentale nell'evoluzione della cucina. I rimandi ai più grandi artisti contemporanei dai cui partono i piatti si accompagnano alle numerose opere di artisti italiani e internazionali ospitate all'interno del ristorante, che contribuiscono a definirne lo stile innovativo. Si è trattato di una grande festa, dove in un clima di grande emozione ed entusiasmo è stata anche inaugurata Eternity, la grande installazione performance sul tema della morte realizzata dagli studenti dell'Accademia e voluta da Cattelan. Per l'occasione l'artista ha deciso di rendere la sua fronte un manifesto pubblicitario che, durante la cerimonia, ha ospitato il tatuaggio del nuovo contest Rinascimento Urbano, lanciato da una nota azienda multinazionale con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione di spazi urbani poco conosciuti. Cattelan ha donato all'Accademia il compenso ricevuto, col quale ha generosamente finanziato 20 borse di studio, assegnate ai 20 autori delle opere da lui stesso selezionate tra quelle prodotte dagli studenti e posizionate all'interno di Palazzo del Principe e nei giardini antistanti l'edificio, trasformandoli in un improbabile cimitero contemporaneo. Una riflessione e provocazione sul tema della morte e della ritualità funebre che arriva in una città, purtroppo, in lutto per la scomparsa di 4 giovani vite rimaste uccise nel tragico incidente stradale di sabato scorso. Un'eternità che forse è possibile cercare nella vita dopo la morte e su come la relazione con la morte influisce sul nostro modo di vivere. Sulla neve, Via del Sale 1944-1945, una raccolta di 40 poesie in versi dedicate alle donne apuane sopravvissute alla guerra. Una dedica tutta al femminile, quella di Angela Maria Fruzzetti, scrittrice e giornalista del nostro territorio, che vuole omaggiare in versi il sacrificio delle giovani donne e madri che dopo la Seconda Guerra Mondiale facevano lunghi viaggi attraversando le montagne per garantire cibo e sostentamento ai loro figli. La presentazione del libro è in programma per giovedì 26 aprile alle 17.30 nell'ex sala della Presidenza a Palazzo Ducale a Massa. Interverranno Gianni Lorenzetti, presidente della provincia, Giacomo Bugliani, consigliere regionale, e Dino Oliviero Bigini, presidente dell'ANPI. In conclusione ci sarà il saluto della prefettura e del sindaco Alessandro Volpi. Vediamo insieme l'intervista. Questa è una raccolta di poesie, sono 40 poesie dedicate alle donne e ai ragazzi sugli impervi sentieri, ragazzi sanguinanti sugli impervi sentieri, proprio
come è inserito, una frase inserita nella motivazione della medaglia d'oro al valor militare della nostra provincia, la prima che ha ottenuto questa onorificenza. Queste donne che poi erano ragazze di 14, 15, 16 anni, andavano in gruppo insieme anche a ragazzini di 10, 12 e 12 anni, insomma ragazzini di quell'età, attraversavano queste Apuane, insomma, passavano la Cisa per andare proprio nella pianura padana e trovare un po' di farina. Viaggi estenuanti, anche c'è un'altra signora che lo racconta, 50 viaggi ha fatto proprio a piedi nudi perché non aveva scarpe, spesso i piedi li fasciavano con degli stracci oppure utilizzavano dei calzerotti rivestiti utilizzando come suola del feltro proprio per non scivolare sulla neve. Sono storie nostre, sono storie che appartengono a tutta la nostra comunità perché, come tu dicevi, la nonna, la bisnonna, io, mia madre, le mie zie e tanti, insomma, sono i giovani, forse appunto la loro bisnonna, però è una storia che ci appartiene e che non deve essere dimenticata. Io ho deciso di farlo proprio per non dimenticare questa drammatica storia, questo sacrificio che hanno fatto queste ragazze. Io inviterò i giovani perché comunque deve essere anche un passaggio fatto ai giovani affinché quando guardano queste montagne, soprattutto l'inverno quando sono coperte di neve, devono pensare al sacrificio che hanno fatto a volte i loro coetanei e le loro coetanee proprio per consegnarci quello che è un paese libero come l'Italia. Quindi il fotografo Maurizio Papucci che mi ha omaggiato di questa foto, che è meravigliosa perché insomma vede proprio delle impronte sulla neve. Voglio ricordare che una di queste poesie, che si intitola proprio Impronte sulla neve, è stata selezionata, è stata scelta e verrà installata accanto al monumento che è stato fatto a Marina di Massa, dedicato appunto alla Via del Sale. Si è svolta domenica scorsa a Marina di Massa, di fronte al Circolo della Vela, la seconda delle 5 prove valide per il ranking nazionale timoniere e prodiere di Fireball. Ma vediamo insieme il servizio a cura di Laura Salvatore. Nelle acque attistanti il Circolo della Vela di Marina di Massa, la seconda delle 5 prove valide per il ranking nazionale Fireball. Una quindicina di equipaggi che provengono da Piemonte, Liguria, Lombardia e Lazio disputeranno qui a Marina di Massa la seconda delle 5 tappe per l'assegnazione del piatto d'argento e ceramica del ranking nazionale timoniere e prodiere 2018, ma anche premi divertenti nella filosofia goliardica della marineria e della vela. A Rio Marina, all'Elba, a settembre, si disputerà il 49esimo campionato italiano Fireball che da quest'anno, come tutte le classi non olimpiche, potrà fregiarsi del titolo di campionato italiano. Queste derive a due posti, veloci e leggere, sono aperte ad equipaggi sia maschili che femminili perché la barca permette attraverso una serie di regolazioni di essere adottata per equipaggi di peso completamente diverso. E come lo scorso anno il Circolo della Vela di Marina di Massa è il circolo organizzatore di questa tappa 2018, confermandosi a quasi 60 anni di attività dedicata al mare e alla vela, il punto di riferimento apuano. Ieri sera nella sede centrale del Circolo della Vela di Marina di Massa si è svolta la cena sociale con tutti gli equipaggi e i giudici. Nel pomeriggio di domenica, presso la sede del Circolo della Vela del Lugo Pisa di Marina di Massa, si svolgeranno le premiazioni del ranking nazionale 2017 classe Fireball.
adesso vediamo insieme la nostra rubrica degli auguri. Ricordo l'appuntamento di questa sera con un caffè con, condotto da Margherita Badiali, ospite del suo salotto, il disegnatore Teo Mosti. E adesso il meteo, vediamo le previsioni per domani e per i giorni successivi. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Il cielo è prevalentemente sereno mercoledì 25 aprile, le temperature massime sono in leggera diminuzione, i venti soffiano deboli o moderati e il mare quasi calmo. Giovedì 26 aprile, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature superiori alle medie, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Nuvoloso il tempo nei giorni a seguire, brevi rovesci nel pomeriggio di sabato sui rilievi, temperature al di sopra delle medie, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Ed anche per questa sera si conclude qua la nostra informazione. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Vi invito a seguire le prossime edizioni. Vi auguriamo una buona serata e arrivederci.